E non era per niente scontato il taglio dei parlamentari voluto dal Movimento 5 Stelle, che abbiamo sempre avuto nel nostro programma, è stato confermato a larga maggioranza dei cittadini. In tanti sono andati a votare nonostante non fosse necessario il quorum e nonostante ci fosse il Covid. E credetemi che non è un passaggio normale, è un passaggio storico, perché rappresenta il ritorno di una politica che si interessa di quello che vuole la gente. Perché se pensate ai referendum di Berlusconi del 2006 e di Renzi del 2016, sonoramente bocciati dai cittadini, sono la rappresentazione del fatto che chi stava in quel momento ai vertici politici era arroccato in un mondo completamente diverso da quello in cui vivevano i cittadini, che infatti hanno bocciato le riforme che avevano in testa loro e che non erano invece nei desideri dei cittadini. Quindi facciamoci un grande complimento, è un primo importante passaggio, finalmente la politica fa quello che i cittadini vogliono, ma non sarà l'unico, è il primo di una serie di passaggi, ci sono tanti altri argomenti, credetemi, c'è il conflitto di interessi, ci sono leggi sull'editoria pura che finalmente non tornerà più ad inquinare attraverso un'informazione di parte le opinioni delle persone, ci sono veramente leggi importanti, le preferenze, un Parlamento ora che avrà un numero di parlamentari giusto e non più enorme, con dentro un sacco di imboscati, con le preferenze fatte di tutte persone scelte dai cittadini. Insomma, abbiamo di fronte un periodo importante di cambiamenti in positivi importanti, tutti nei confronti a vantaggio dei cittadini e non più della casta politica. Quindi grazie. Grazie a tutti quelli che hanno sostenuto questa battaglia, grazie a tutti quelli che sono andati nelle piazze e che sono andati a parlare con le persone per convincere che era una battaglia importante da confermare. Quella legge che il Parlamento ha voluto, che il Movimento 5 Stelle ha fatto votare a tutte le altre forze politiche, era giusta, e grazie a tutti quelli che sono andati a votare e che hanno creduto in massa che fosse giusta quella legge che abbiamo portato in Parlamento. Non ci fermiamo ovviamente, continuiamo ad andare avanti, abbiamo un sacco di altre cose da fare, lasciatemelo dire, oggi è un giorno importante, ma credetemi, saranno importanti anche i prossimi giorni, e la garanzia e la presenza del Movimento 5 Stelle in maggioranza del governo è una garanzia che si continueranno a fare modifiche che migliorano la qualità della vita delle persone. Perché noi, ricordiamocelo sempre, siamo i cittadini che sono entrati nelle istituzioni per fare gli interessi della gente, e questo referendum ne è una grande, grandissima conferma.